È appena passato il 25 aprile, cari amici di Ottolina TV, e non possiamo non parlare di agroalimentare, ovviamente di fascismo e antifascismo, senza dimenticare anche una breve sortita sulla questione Stellantis. Ben ritrovati dunque, amiche e amici di Ottolina TV, questa è la dodicesima puntata di Fardelli d'Italia. Io sono Fabio Perrone e vi do il ben ritrovato in questa rubrica in cui parliamo di tutti i fardelli del nostro paese. Indaghiamo quindi falle e contraddizioni della politica italiana. Dunque, speriamo abbiate passato un felice 25 aprile e se ci siamo liberati del fascismo in quella data, nel 1945, beh, l'eredità politica di quel fascismo continua ad essere un problema. Ebbene sì, perché è giusto ricordare in questi momenti che la questione del 25 aprile non riguarda solo la fine di un regime, ma oltre alla sacrosanta lotta per la libertà e la democrazia, era anche un vero e proprio progetto di rinascita, di emancipazione delle masse del paese, sancito infatti dalla Costituzione. Questo perché dobbiamo ricordare che il fascismo non è stato solo oppressione dei diritti delle singole persone, ma è stato lo strumento con cui l'élite e la borghesia italiana di quell'epoca hanno impedito e soppresso diritti e democrazia, mentre in tutta Europa tirava vento appunto di emancipazione delle masse lavoratrici. Manifestare contro un governo autoritario e asservito all'élite non è semplicemente una cosa giusta, è esattamente ciò che discrimina da una democrazia una dittatura. In qualche modo è l'esercizio del dissenso, la libertà di manifestare un pensiero alternativo, ciò che caratterizza ovviamente la natura più profonda di una democrazia che non si limiti al semplice e mero passaggio elettorale del voto. Parliamo di un governo che reprime il dissenso invece contro la Palestina e che ha reso impossibile il monologo in televisione di Antonio Scurati, oltre a precettare chi sciopera. Ebbene, ricordare proprio in questo momento che l'ultradestra, che oggi qua e là governa in Europa, esercitando anche spesso il veto nei contesti comunitari, è stata a lungo un fenomeno poco più che folcloristico e la sua ascesa è in larga parte ascrivibile a chi ha di fatto smantellato nel suo profondo, nei corpi intermedi, la partecipazione e quindi la democrazia essa stessa attraverso la feroce difesa delle ideologie del libero mercato, riducendo al minimo lo spazio dell'intervento pubblico e dello Stato, che invece è esattamente quello strumento di protezione e sicurezza che i cittadini chiedono, altrimenti poi si arrabbiano e votano come credono. Se è vero dunque che l'ascesa della destra è dovuta all'abbandono da parte della democrazia storica, del centrosinistra, dei diritti sociali, allora per sconfiggerla non basta professarsi antifascisti, ma è necessario difendere salari e diritti sociali. C'è bisogno quindi di più lotte per la democrazia sostanziale nei luoghi di lavoro e c'è bisogno di meno retorica come hanno fatto Enrico Letta. Oppure Carlo Calenda, tanto per capirci. Se è vero che vogliamo quindi una vera democrazia attraverso una maggiore uguaglianza e una libertà differente, intesa come una democrazia economica, ebbene allora i fascisti non possono non piacerci, sia quando sono autoctoni e ben riconoscibili e nostalgici nazionali, sia quando si nascondono dietro al vessillo della democrazia ucraina. A proposito di mancanza di democrazia e concentrazione del potere, vi farà piacere che in un contesto di collasso climatico, in cui le risorse sono sempre più scarse ed è più difficile reperire cibo ed acqua, l'intero mercato è gestito da 14 uniche grandi aziende, 14 multinazionali, di cui le quattro più importanti, che sono Archer Daniels Midlands, Bunge, Louis Dreyfus e Cargill, controllano il 70% del mercato. L'UNCTAD, che è la conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo, ha fatto i conti sulle modifiche ai prezzi a ciò che mangiamo e ha disvelato che quelle che venivano spacciate come fisiologiche e necessarie mutazioni dei prezzi collegate al mercato sono in realtà il frutto marcio e avvelenato di speculazioni che queste stesse multinazionali esercitano facendo lievitare i prezzi dei cibi e così facendo fisiologicamente i propri profitti. Ebbene, queste multinazionali non si limitano a produrre e a dare a un prezzo
prezzo dato sul mercato i beni perché la gente li mangi, ma decide deliberatamente di agire con forti dei profitti accumulati sui mercati finanziari con dei meccanismi speculativi, di fatto creando scarsità relative inesistenti e potendo così speculare sugli stessi mercati di cui controllano la produzione. Risultato, grandissimi profitti mentre si affama l'altra metà del mondo. Per citarvi un dato, come ha scritto Martino Range sul Fatto, la quantità di scambi commerciali avvenuti all'interno dei mercati cosiddetti over the counter, ovvero sia non sui mercati regolamentati, e i dati sono proprio della Banca dei Regolamenti Internazionali, BRI, scopriamo che appunto fuori dai mercati regolamentati sono stati addirittura nel 2022 fatti circolare beni derivati, quindi di natura speculativa, per un ammontare di oltre 800 miliardi di dollari. Il picco è appunto della metà del 2022, mentre la media precedente alla pandemia era inferiore ai 200 miliardi. Quindi capite che si tratta di un picco straordinario, si tratta di una crescita costruita volontariamente per aumentare il profitto e il potere di ricatto di poche gigantesche aziende all'interno di un mercato da cui però dipendiamo tutti, perché si tratta di beni primari. Il valore nazionale di questi contratti derivati allora già arrivava a 2.000 miliardi. Capite da questa cifra così importante il potere destabilizzante che queste multinazionali del cibo hanno su mercati vitali. E non ce n'è una che non si sia arricchita alle spalle dei cittadini, appunto, per fare profitti da urlo. Secondo un recente studio di Société Générale, celebre, importantissimo gruppo bancario francese, i 10 fondi dinamici che gestivano mercati di soia, mais e grano hanno fatto quasi 2 miliardi solo in quell'ambito all'inizio, 1,9 miliardi all'inizio della guerra in Ucraina. Quando, vi ricordate, si diceva che era inevitabile che i prezzi salissero? Ebbene, è stato facilmente dimostrato poi, con un po' di scarto temporale, che quei prezzi che schizzavano erano frutto più che altro di una speculazione di chi voleva fare soldi affamando ancora una volta chi ha bisogno di comprare il pane. Difendere la democrazia oggi, possiamo tranquillamente dirlo, significa anche difendere una filiera della produzione del cibo giusta, equa, sostenibile, rispettosa dei salari e soprattutto in grado di conciliare con le necessità ambientali. Chiudendo invece sull'ultimo capitolo di oggi, quello che riguarda i parassiti capitalistici, un'interminabile saga, torniamo a parlare del gruppo Stellantis, ex Fiat, che come sapete nella nostra storia ha spesso sfacciatamente fatto ricorso alla mammella dello Stato quando attraversava periodi di crisi, salvo non restituire mai abbastanza nei periodi in cui si faceva grande profitto. Ebbene, il gruppo Stellantis ha deciso di chiudere le sedi di produzione di Maserati e Fiat 500 in quello che sono appunto le sedi italiane, mentre la produzione prosegue in altre sedi europee. Con questo vogliamo dire che è successo qualcosa di grave. Si è verificato un vero e proprio scandalo, al punto che il direttore di Repubblica Molinari è stato costretto a far sparire 100.000 copie di Affari Finanza dal mercato per via di un articolo scomodo in cui si faceva esplicito riferimento a questa predilezione che il gruppo Stellantis attualmente ha rispetto alle produzioni estere al confronto di quelle italiane, in particolare preferendo la filiera francese a quella italiana, che pure poi in realtà sarebbe il paese d'origine della Fiat. A proposito di fascismo dunque, è bello vedere, riconoscere come la borghesia italiana, che si era tinta di nero per difendere Mussolini allora, ieri come oggi non abbia amore effettivamente per alcuna patria che non sia il proprio profitto.